Ciao a tutti ragazzi, sapete dove siamo? Ebbene sì, lo siamo venuti a prendere. È da un po' che Mastro Trifelli rifugge la scena mondana, dandosi alla macchia. È ora che qualcuno lo mette in lavatrice. Il maledetto sta dormendo, perché ieri sera ha fatto le ore piccole e non sa ciò che lo aspetta. I suoi parenti, le persone di cui si fida di più, sono stati complici in questo. Ci hanno lasciato le chiavi. Si vede? Entriamo in modalità ninja. Ma che stai a fa qua? Avanti, ma... sacco di merda! Ma che stai a fa? Alzati! Facci vedere! È da un po' che non ti si vede, eh? Guarda un po', saluta in camera! Buonanotte! Forza, forza! Ma forza! Giù dal letto, sbrigati! Muoviti! Alzati! Ma che stai a fa? Forza! Poche domande, poche chiacchiere! Vai, alzati! Ma io c'ho da fa', ma che stai a fa'? Adesso hai da fare con me, forza! Ma io c'ho da fa'. No, tu non hai più da fare, fatti vedere. Guardalo, aspetta, ce l'hai una luce? No, aspetta, usiamo la luce naturale delle tue parti. Eccolo! Ciao, ragazzo! C'ho la tossetta. Sembra che qualcuno stia male, che bellezza! Spero che sia una cosa grave. Allora? Ma chi ti ha fatto entrare? Io c'ho da fa' oggi. No, per niente. Questa cosa è stata possibile grazie alla cospirazione che è stata ordita con i tuoi cari. Sei contento? No, eh? Per niente. No, per niente. Cosa hai da fare di così importante questa mattina? Non rispondere, non ce ne frega niente. Oggi tu vieni con me e stai con noi, hai capito? No. Allora, immediatamente, forza. Dov'è che c'hai la roba da montagna? Sono quelli. Cioè, cioè questo è il tuo malloppo di roba. Tu no, vivi... no, solo questo mucchietto. Tu vivi così? No. Va sono bene. In mezzo al trasferimento. Dai, forza, sbrigati. Dai, io. Stai zitto, vestiti. Ma che cazzo, leva sta roba. Intendo il tuo vero costume. Dai, ma lo zaino. Ma che stai a fare? Oh, io ci provo. Senti, dai, perdiamo tempo. Quella è la Bob, usiamo quella, è l'unica cosa, è pieno. Ok, perfetto, lo zaino è pronto allora. Questo è la... il chest rig. Il marsupietto tuo. Oggi i tuoi impegni sono cancellati, hai capito? Oggi vieni con noi. Va, basta. Con noi? Quanti con siete? Con me e loro, okay. Capito? Bene, dai, me lo merito, una pena così pesante. Bene, e adesso ti pisceremo anche sul letto, va bene? Ho usato il plurale maiestatis. Ti pisceremo perché tu e loro. Vai. Ale, oppo? Va bene. Vai, vai, vai. Ti sei convinto? No. Ok, va bene lo stesso. Forza, cammina, ma hai fatto colazione? Ah, simpatico. Io neanche, per venire qua da te. Sbrigati. Forza, forza, che se magniamo. Oh, guarda che dispensa hai piena visto? Che c'hai. Dai un po'. Oh, presto che è tardi. Lo sai cosa ti meriti tu? Queste ti meriti. Vai a cagare. Queste sono quelle con cui giochi poi la ora sera. Ora ci frusto, un gioco di ciccia. Va bene, vai. Dai, qualcosa ci inventiamo. Va bene, sbrigati, ti aspetto a tavola. Va bene. Forza, sbrigati che qua ci abbiamo fame. Dai, schiavo. Vai, pane e caffè. Oh, finalmente hai capito come devi trattarmi. Ok. Dai, adesso vai a lavare i piatti. ma che pane è questo, da? Mi sai 5 cereali. Sicuro che non te lo scaldo un po'? Sì. Lo posso appuntare sul tavolo così? No. E da quest'altro lato? E qui? Qui che non c'è la tovaglia. Cosa mangiano i maker la mattina? Circo, pesce, polposo, sì! Latte e biscotti. Guardali questi maker.
Ma non ti pulire, usa la manica. E a me che mi hai fatto? Per pane. Col tè, con delle cose di dubbia provenienza e questa cosa che lui chiama caffè. Vabbè, va, mangiamo qualcosa. Queste che sono marmellate? Questa che? Quella è marmellata al figo. Ah, quindi a me? Ok, grazie. Ovvio. Fico alla cannella. È proprio il mio profumo. Oh, man. È proprio buona sta colazione. Ma vuoi mettere la seconda colazione? Bravissimo, ottima risposta. Vedi che cominci a capire. Si va in scena. Mastro, dove ci stai portando? Siamo in fuga. Ma da cosa? Ma da cosa? Ci facciamo tutto un anello panoramico che poi finirà sul fiume e se abbiamo tempo arriviamo ad una vecchia cava di tufo dove ci sono delle piscine naturali e ci divertiamo. Nella vecchia cava di tufo, ia ia. Poi speriamo che non ci trovi. Siamo a caccia. Ma di cosa? Bene ragazzi, allora per arrivare qua abbiamo attraversato uno dei punti più belli della zona. C'era anche... C'è casa mia. C'è casa sua. Il bagno di Neanderthal. Ovviamente nel parlare mi sono dimenticato di azionare la videocamera e fare delle riprese. Quindi magari ho fatto qualche foto col telefono, però cercherò di mettervele. Vediamo un po'. Io ho detto, dove stai? Ecco qua. Vabbè, lo fai vedere al ritorno quando sarà buio. Sì, esatto. Renderà ancora meglio. È proprio brutto fasse vecchi, lasciate perdere. Date retta, va bene. Mastro, dica. Qua sono 4 ore che camminiamo, ma dove stai a portare? A Iu Paese. Ce l'hanno la genziana agli paese. Camminiamo, ti fa bene. Allora, spiegaci, quanti acri, perché queste zone si misurano come in Inghilterra, questo sembra lo Yorkshire, quanti acri conta questo posto? Guarda che bello questo alberello, questa è una quercia, questa è quercia. Questa è una querqua. Questa è una querqua, guarda che bello che è. Che colori. Quello è l'elce, il leccio. Ah, quindi tu quando mi dici elce intendi il leccio? Sì. Perché sei dislessico? No, elce si chiama. Vabbè, questo è un ma terribile. Dimmi una cosa. E tiri fuori la telecamera con la scusa di doverci fermare e fare le riprese quando sei stanco? Sì, esatto. Perché sei un vecchio e non ce la fai stare al mio passo. Hai detto bene. Ho colto nel segno. Hai colto esattamente nel segno. E te ci voglio vedere a te quando arrivi all'età mia. Ma io non ci arrivo, la sorpasso direttamente, così non c'ho lo step. che mi ricordo di essere giovane ma non sono più giovane. Io non conto di superare i 30 anni. Esatto. Allora, ma oggi di che parliamo? Che ne so, ce l'hai tu la scaletta? Ah, c'ho la scaletta? Esatto, lo chiedi a me, se non lo sei tu il video è il tuo. Ok, allora. Sei uno sceneggiatore. Oh, state zitto, questo è il video mio, parlo io. Ok. Aspetta che ti inquadro nella mia magnanimità. Ho flecciato, mi stai dispetta che ti inculo. Dai che queste cose non le posso mettere nel video, ma invece lo farò. Va bene. Allora oggi niente, si arriva vivo. C'ha una tosse questo ragazzo. Allora oggi abbiamo una novità. Ci sono tante nuove novità. Citando un nostro caro amico. Vabbè, il discorso è questo, che non esce più di casa. Allora gli ho fatto vedere che fuori c'è ancora un mondo. L'ultima volta che sono venuto a trovarlo c'aveva un perizzomino in pelle, i capelli lunghi stempiati e accarezzava un coltello d'oro attaccato a una catenina. Va bene, niente, oggi parleremo di una cosa. Vedremo se le mie vecchie gambe riusciranno a portarmi. A portarci. A portarmi, perché tu vai con le tue. Non posso portare le gambe per voi, ma posso portare voi. Oh Sam. Niente, noi non ce la facciamo. Non ce la facciamo. Avremmo fatto se no 500 metri così. Vabbè, allora niente. Adesso arriveremo nel posto dove dobbiamo arrivare. Ci facciamo un caffè. Poi riscendiamo, si pranza. E dopo magnato con la panza piena si chiacchiera meglio. Siamo arrivati? Sì, sì, guarda quel sasso lì. Qui facciamo colazione, eh. Quello là. Beh, oh, figo sto posto. Beh, in effetti è pieno di sti sassi per fare il tavolino, no? Ma l'hai trovato... Da? Ah, da. Ma che cazzo staffa? Cosa ti prepari, dici? Un caffè, faccio merenda, tu non lo vuoi? Hai fatto bene, bravo. Io sono un bimbo, io faccio merenda con latte Nesquik, no col caffè. Se proprio devo bere roba marrone. Che non mi faccio un caffè e poi... poi... alla Lidl c'è stata la settimana vegana, ho trovato delle barrette. Allora, questa qua è cioccolato e limone, fa abbastanza cagare. Aspetta, sta controluce che si vede... Eccola, ok, perfetto. Sarà, non voglio fare la pubblicità, l'ho solo detto. Sì. Vabbè, non è vero, dai, la facciamo. Vegan! E sai cosa mangi?
Forse. Allora, sicuramente roba chimica. Ok. Vabbè, questa qua è cioccolata e limone. Se proprio la devo dare a qualcuno, darò a te perché mi fa cagare. Però l'ho presa per par condicio. Vai. Grazie. E io poi qua c'ho il brownie. La brownie. To. Questo è con mandorle. Se la Lidl mi sta sentendo, sei la resistenza. No. Se il signor Lidl mi sta sentendo, sarebbe anche il caso di farla col burro d'arachidi. Grazie. Prego. Vai, facci sapere come la trovi. Più che altro io aspetterò tipo un quarto d'ora, 20 minuti prima di mangiare la mia. 3 ore di digestione. Com'è? Mi aspettavo i cereali, è stata una sorpresa non troppo piacevole sentire tutto troppo morbido. Però è buona. Dite che sa? Di sapone dei piatti, quello al limone. E cioccolato. Ogni volta che lavo i piatti, così come quando c'è tipo lo shampoo, che ne so, al cocco, alla pesca, non ti viene mai fame, ti viene voglia di assaggiarlo. La stessa cosa con questa. Esatto. Ti sto inquadrando a mezzo busto. Ok. Sembra che c'hai una salopet con un cartellino attaccato. No, questo è il fischietto. C'è la salopet da pescatore. In cui c'ho il chest rig. Facci vedere cosa tieni nel chest rig. No, aspetta, lascia il telefono. Okay. Con le tue foto compromettenti. Allora, cerotti, zucchero, pezzo di diavolina. Pronto stomaco, cerotto. Telefono, insulina, paracord, 2 barrette. Aspetta che tu vedi, ma qua la gente, porco dinci. Ah no, stavo messo in ginocchio sulla cacca. Barrette, la torcia frontale con 2 batterie, un'altra barretta, e accendino tutto impermeabilizzato, e questo. Questo cos'è? Questo è l'hurricane della Wonder Tactical. Cioè, a mio gusto. Fammi capire, cioè tu fai il coltellinaio e giri con i coltelli degli altri. Sì, perché non li faccio chiudibili, almeno per ora. È figo questo. Figo. Secondo me è il chiudibile più figo che esista sulla faccia della terra. Non è vero. Perché quello è più figo? L'opinel. Il numero 5, più è piccolo e meglio è. Il 3. Aspetta, facciamolo vedere, va. Tanto ci sei tu che sei qua e mi dai la dispensa papale per far vedere altri coltelli sul canale. Quindi. Sì, sì, assolutamente. Lunga mano, fa vedere se taglia. Qua, in mezzo, dove fa più male. Hurricane. Sono contento, sono contento. Opla, mi sono rimesso seduto. Buona! Non è che sto a pensare alle pasticchette per la lavastoviglie che sembrano delle caramelle, tipo delle mu. Te lo stavo per dire, più che il sapone dei piatti è per la lavastoviglie. Allora adesso scarto io, ho bisogno di tutte e due le mani prensili. Quindi, allora, caro, che dove vai? Vai, continua a riprenderti. Che devi fare? Ti do la mano per scartare. Vai. Allora ho bisogno di tutte e due le mani prensili per scartare questa. Non lo so, però non ci mette le dita sopra che mi fai schifo. Queste alle mandorle. Sì, ma mi imbocco da solo perché pare una cosa da OnlyFans, se no. Allora assaggiamo. Allora devo dire che l'odore è molto buono. Il cioccolato. Sì, è cioccolato. Ricorda quello che sta sui Bounty. Vecchi ricordi di quando me li mangiavo. Vabbè, assaggiamo. Dentro. Sa di limone pure questa. No, però è fatta apparentemente allo stesso modo. Ok. Non l'avete vista quella di Dario, ma io in precedenza l'ho mangiata giorni fa. C'ha lo stesso colore, cioè cambia leggermente il sapore. Vabbè, ma queste sono. Cioè, che questa, non essendoci il limone che copre il sapore, sa più di sapone. Queste sono le cose, le tabs dismesse. Che erano troppo solide per sciogliersi in acqua. No, quello sembra al truciolato, l'MDF dal colore. Sì, questo l'ho comprato all'IKEA. Vabbè, dai, c'ha né più né meno che la consistenza delle barrette proteiche che si mangiano le persone che fanno palestra per davvero. Come te, visti i tuoi bicipiti. Sì. Infatti tu dici bicipitevolissimevolmente. Questa è la versione baracca delle barrette da proteiche da palestra. Meno male che mi sono fatto il caffè così sciacquo. Pure quella, quando l'hai insaponata per lavarla, la gavetta non l'hai sciacquata, vero? Proprio così. Ci ho messo il brillantante. Esatto. Così finiamo il lavaggio. Ma questa però è in acciaio, sai come scotta adesso? C'ho paura a bere. Che di solito sei uno che sbava, la tua età si sente normale. Che fai, ti sei staccata la dentiera. Mi ha fatto male agli incisivi berlo. Se lo state bevendo, siete la resistenza. Asimo, ma la senti sta cosa? No, quel leone da disboscare. Ma ancora non l'hai risolto? Cioè, sono anni ormai che va avanti sta storia. Ma io non riesco a capire, è una voce che mi persegue. Ma che dice? C'è un dialetto strano. Sicuramente non di queste parti. No, un po' più a nord. È come se fosse un dialetto. È come se avesse una cadenza pendente il suo dialetto. Boh. Oh.
Opla, molto bene. Allora, la storia è questa. Se ne è un po' una. Ognuno di noi ha portato qualcosa, poi, cioè, di commestibile. Poi ho aperto l'armadio delle scorte per le escursioni e mi sono ricordato che prima del 2022 mi avevano dato del riso liofilizzato, queste che si comprano al supermercato. Ho detto, vabbè, ma non è che io le mangio queste cose. Ho detto, guarda, stanno per scadere, non le mangiamo, vai, le usi, Ma facciamo una cosa, quella che è scaduta a novembre la mangio io, tu quella che è scaduta a marzo 2022. Un uomo addestrato a mangiare cose che farebbero vomitare una capra. Guarda che qua sei tu quello più sacrificato, anzi no, tu sei il più giovane, sei quello che dovrebbe reggere di più a queste cose, esatto. Capito? Vabbè, beh, comunque abbiamo delle altre cose qualora, dai, alla fine sono un paio d'anni. Ma l'aria ancora la tiene, quindi potrebbe, insomma, potrebbe non essere entrato nessun insetto. Senti un po', io sento squittire. Beh, io apro, momento della verità. Va bene, dai, momento della verità. Ma secondo me, è ridotta in polvere, secondo me è rovinata. Va a vedere la tua? Non lo so, anche la tua è... Sabbia? È fosforescente. Tutta sta sabbia dentro? Senti un po'. Che assaggio! Quella! Che tu c'hai i grani grossi di pepe dentro? No, sono asparagi quelli. No, io ho pure delle palline nere grosse. Sarà cacca di qualcosa. Quelli sono i... come si chiamano? Scarafaggi. No, quegli insettini, quelli che si arrotolano. Porcellini di terra. Esatto, porcellino. Vabbè. Ma sai la barzelletta? Cosa lavori? La porcellana, porcellina? E lei? No, lavoro la creta, cretino. Ok, me la ridai la busta, per favore? Va bene, preferisco, ma mangia, esatto. Preferisco che muori di fame piuttosto che avvelenato, guarda. Ma va messo dentro, vedi subito. Vende, quanto sei bravo. Un uomo che è il migliore, con i coltelli. Fa fin, tanto solo come si legge, potresti al massimo guardare le figure. Ma io sto guardando le figure. Al massimo. Una busta, però non è una busta. Non è una miniera. Se l'acqua t'arriva qua. E lo so, ma mi cade se ce ne metto di più adesso. Ma occhio, come fai a sapere? Occhio! Occhio! Non è la busta, che comunque ti mancano 3 centimetri. Oh, allora. Hai rotto il cazzo. E poi senza cercare di sprecarla, la versi dentro. Versala bene. Oddio, sta a fare come i gremlins, sta a prendere vita. Vai con l'acciaino. Bello questo coltello che hai fatto. Sei contento? Io uso l'accendino, che il detto dice work smart, not hard. Lavora intelligentemente, non duramente. Quindi io non sto a usare il legnetto. È qua. Com'era il detto che... Com'era il detto Mica, che, oh, fa di troppo. Quello che si è morto di fame? Aspetta che... Uso questo perché... Posso dirti una cosa? Sta salendo un odore... Bruciato. Esatto, era proprio quello che volevo dire, di bruciato. Senti che puzza, no? Io direi che non va bene. Ma fa una schiuma marrone. La vogliamo far vedere in telecamera. Intanto spengo questo. Sai che non credo... No, è bruciato perché la fiamma... No, c'è l'acqua, non dovrebbe bruciare così. No, no, no. I risi sotto liofilizzati... No, non mi è mai successo in vita. Sono maledetti, so. Oh, al massimo c'è via il cacotto a fischio. Esatto. Cioè, qual è il problema? Allora, la verità è questa, che ormai ci ho messo l'acqua e non mi va di usarne dell'altra per fare altro pasto. Vabbè, la filtriamo. Vado a fare l'altro pasto. C'ho la grill, mi metto in perizoma e filtriamo l'acqua. La filtri nel senso che la bevi e poi quella che esce da sotto. Esatto. Non è proprio l'odore che fa di solito. Ma però forse lo sai che è l'odore degli asparagi, non è la puzza. Già gli asparagi fanno puzzare la pipì, se poi te mangi questi prima te la fai fosforescente. Esatto. Senti, io assaggerò un po' di riso crudo. No, il sapore non è male comunque. Hai mangiato tufo meno buono di questo. Credo che sia ancora edibile. Ma sì, dai. E sono stati trovati privi di vita i due ragazzi avventurati nel bosco. Ma io c'ho anche le salsicce, ne vuoi una nell'attesa? No, io non le mangio. Così. Ah, neanche tu, è vero. Allora, come vedete, fa una schiuma che è invitante come un esame alla prostata. Con tutta sta acquetta sembra la carbonara che ho mangiato in Danimarca, quella nei barattolini, tipo sai che buona. Però questa non è carbonara. Esatto, almeno quello. Dai, però devo dire la verità, su, pensavo peggio. A parte che se sta attaccata, tipo, sta a far fondo come la cheesecake. Vi ricordate Hermione che a Harry Potter e Ron gli dà la pozione polisucco che sembra un bicchiere di fango da bere? È invitante quanto quello. Ma Hermione in realtà è uno che si chiama Mione. Sì, esatto, è il soprannome, è Hermione. Hermione, sì. A Roma Hermione, c'ha ragione. Ma prima che stavi a fare, che facevi quei momenti con i corna? Che stavi a fare? Non so di che parli. Tipo come Spider-Man che lancia. Spider-Man, no. Perché chi eri?
I'm Batman. Ah, ok, sì, quello lo fa proprio Batman, lo ricordo. Tra l'altro uno è Marvel e l'altro è DC Comics, capito? Esatto, Marvel e Batman e DC. Infatti Batman quando appare la scena si sente pa. Guarda, guarda come so bolle, sempre perché so alla romana. Comunque io, cioè, fidati quando ti dico le cose per il riso l'ho utilizzato, sai io quanto... Che è? Guardalo. È crudo. Ma che è crudo? È buono, l'ho assaggiato, guarda com'è. Sì, è cotto come quella volta che mi hai fatto i peperoni. Taccelo crudo. E buono. Perché Gollum c'ha il canale OnlyFans? Oh, sai io quanti ne ho fatti i risi liofilizzati come questi nelle forze speciali? Quali forze speciali? Io sono stato nelle forze speciali. Ma che stai a dire? Non è vero. Io sono stato negli scout. Non so forze speciali. Sono le forze speciali della parrocchia. Guarda che bello, hai seguito i miei li consigli? No, perché il tuo è venuto peggio. Perché io ci ho messo più, a parte che non è, guarda. Io ci ho messa molta di più di guarda, acqua. Guarda come fa, guarda come si chiama. L'abbiamo perso. Non violare la tranquillità di questo posto. Senti acqua che sgorga che tra i massi fa. Come fa? Di quella cattiveria. Stefano. Sto omaggiando un mio caro amico, sto facendo del rock flow. Che cosa? Rock flow, okay. Non lo conosci? No. Sei proprio un boomer se non conosci il rock flow. Ok. Conosco il rock flow. Ok, allora se muovo sono in testa. Lo faceva pure uno che poi si è fatto fare una colonna sonora mentre faceva i corsi di rock flow. Lo chiamano, mi sembra il signor Ma o il signor Mole, che c'ha una corda a doppia lama rossa che fa papapara papapara papapara. Ah sì, di nome faceva Darth Mole. Dart. Ok. Va bene, la prova del 9. Vediamo un po'. Assaggia prima. Ascolta. Assaggia. Vabbè, dai, si può fa. L'abbiamo fatto. Poi ce lo mangiamo. Non riesco a percepire troppo il sapore di... E credo che questi asparagi disidratati siano stati troppo a lungo disidratati. E che non sa più di niente. La roba va mangiata bollente, così non ti accorgi del sapore. Allora, in questo video parleremo fondamentalmente di due cose. Un gioiello di alta fascia nella sacra attività, cioè, del non Bartoni, mi dica mo, sviluppa non ci fa parlare, 10 senti. Kg Newton al metro quadro di pressione. Cioè, non riusciamo a fare un video in santa pace. Lo senti? Attività di Bartoni sviluppa 100 kg Newton al metro quadro di forza. Vabbè, con evidenti effetti. Passiamo oltre. Qualunque cosa Urk colpisce, Urk distrugge. Sentivo uno spettro dei boschi. Boh. Solo che in tutti i boschi che giriamo d'Italia e c'è del mondo sentiamo sta voce. Ci sta lui. Allora, oggi dobbiamo parlare di due cose. La prima è che abbiamo tirato fuori una nuova versione di Arctotus. Non era la seconda questa? Quale? Questa è quella, la prima, sì. Ma che ne sanno loro? Io dico prima questo o quell'altra. Okay. Che ti frega. Va bene? No, perché non puoi. Se l'altra cosa era. Dobbiamo parlarvi di una di due cose. Una dell'Arctotus e l'altro è che dobbiamo parlarvi di due cose. Solo che non puoi dirti dobbiamo parlarvi di due cose dopo l'Arctotus. Quindi la devi dire prima. L'Arctotus è per forza la numero due. Ok, allora. Va bene, allora dobbiamo parlarvi di due cose. La prima non è l'Arctotus, perché è la seconda l'Arctotus. Va bene così. La prima è che con i potenti mezzi a disposizione della Neanderthal Enterprises abbiamo portato un foglio di carta dove sono state annotate le Enterprise. Enterprise si dice. Enterprise, non si è mai sentito Enterprises. Davvero? Sì. Perché sono plurali, sono più preso più. Sono più enti. Sono gli enti. Gli enti di promozione sportiva. Sarebbero Enterprises. Davvero? Ma che stai a dire? Cazzo ne dai. Ok, va bene. La Neanderthal Enterprise. L'Enterprise mi è sempre sembrata l'astronave di Star Trek. Houston, abbiamo un problema. Allora ho detto, pare che l'astronave di Star Trek. È quello però Enterprise. Cioè che significa? Che ne so, però si dice. Come cazzo, fai il professore? Io faccio il professore. Spieghiamo perché ridiamo, perché. Allora, sono le 3. Davvero? Sì. Te l'avevo detto, fermiamoci prima. Sono le 3. È tipo da mezz'ora che stiamo qui a dire sono due cose. Battute, risate, gente che passa. Quindi niente, sono le 3, ci abbiamo fatto mezz'ora. Allora, poi il sole sta calando. Cala un sole. Dammi la mano. Io penso sugli Avengers. Il sole sta calando. Quando vedo Vanera, glielo fa Hulk per farlo calmare. Il sole sta calando. Giuse, se c'è vedo Vanera, mi calmo sicuramente. Abbiamo portato un foglio di carta messo a disposizione dalla Neanderthal Enterprise. Va bene? Ok, con le domande che ci avete fatto a gennaio nella realizzazione del video sul cinturone, quindi di quella notte che abbiamo passato fuori solo con il cinturone.
È gennaio 2023, ma stiamo a gennaio, quindi siamo in tempo. E la seconda, che adesso ufficialmente uscirà una seconda versione dell'Arctotus. La quarta ormai. Di che, dell'Arctotus? È il 4.0. No, quella era il... Sì. Che c'ha ragione. Sì, sì. Uscirà l'Arctotus 4.0. Verrà chiamato, lo diciamo subito? O aspettiamo? Glielo possiamo dire. Ve lo possiamo dire, ma non ve lo diremo. Verrà chiamato per nome. Perché se non lo chiami per nome non si gira. Il discorso è questo. L'Arctotus, ci siamo resi conto col tempo, che ha bisogno di un upgrade nella sua versione da 6 pollici. Ma vi spiegheremo tutto quando Dario ha finito di mangiare. E vi spiego perché. E vi spiega perché. Quindi niente, ci vediamo fra poco. Qua che stai fando? Del ruscello con questa borraccia che mi ha regalato un mio amico. Si chiama The Grail Wolf. Undertab. Bene ragazzi, finalmente ci siamo. Finalmente andiamo a rispondere alle domande che ci avete fatto a gennaio 2020, dell'altro anno 2023. Una domanda. No, non è vero. Adesso faremo in questo modo. La leggo, da una risposta a Dario e poi do una risposta io, viceversa, insomma, a sentimento. Ok, così ognuno può dire la sua. Certo, sarebbe bello una volta fare tipo una diretta, qualcosa, perché secondo me io mi ammazzo dai risate. Ci ammazziamo, io mi ammazzo e basta. Dai, ci ammazziamo dai risate tutti e tre. Noi due e voi, e l'unico di voi che ci segue. Noi due e voi fa ridere però. Aldo 1000-1099. Spero che tu segua ancora il mio canale, perché finalmente ti stiamo rispondendo. Allora, nessuna domanda, virgola, uno spettacolo. Quindi non è una domanda. Grazie Aldo. Ok, passiamo alla prossima. Grazie. Ciao Aldo. Ciao Aldo, grazie, perché è stato un video veramente divertente, per quello che mi ricordo che abbiamo fatto. Homo Ferus, che brutto nome. Ma chi sarà questo? Fate lo spelling delle urla in sottofondo. Non mi ricordo cosa sia stato urlato. Ma potrebbe essere che assomigliavano a queste. No, cambia l'accento un po'. Non saprei dirlo, perché l'accento sembra un po' più a nord. Poi un anno fa, cioè, ce la potevi fare un anno fa, appena visto il video, la domanda, no? Adesso, ma che ne sapremo noi? Allora, poi abbiamo Roncalli. Roncalli scrive: una cosa, io le domande le ho copiate esattamente come le avete scritte, perché magari so io che non capisco il senso le cose, quindi. Però lui dice: chi vuol dire frechete? Chi vuol dire frechete? Chi vuol è Marco? Dire? Io lo voglio dire fregate. Io lo voglio dire fregate. Allora, forse che vuol dire? Che vuol dire fregate? Fregate è un intercalare che diceva un nostro amico, come si dice? Dei Power Rangers. Dei tiratori Ranger. Scelti della Marina. Però quello rosso dei Power Rangers. Esatto, okay. Non tiratore scelto rosso. Non lo so se li fanno rossi. Ma forse sono verdi. C'ho pantaloni che megano. Uppa, non sono dimagrito. Forse è slabbrato l'elastico. Mike... trattino basso Hammers trattino basso FG. Allora, un riparo a due valve avrebbe richiesto troppo tempo in previsione delle temperature notturne? Ah, più che il tempo, il materiale, che era inesistente da quel che ricordo, però sì, no, non c'era materiale. Poi sì, soprattutto troppo tempo, perché era quasi buio, c'eravamo dilungati troppo nella camminata. Ci avrebbe richiesto troppo tempo, era quasi buio, c'era poco materiale. Allora sì, il materiale era praticamente inesistente. Non volevamo tagliare roba verde, ovviamente. Dietro c'era un terreno privato dove la mattina dopo praticamente ci hanno combattuto la battaglia di Austerlitz. Quindi si penso se lo ricordano. Porco due, qua, io, qua, e vabbè. Tu che ci volevi andare, hai visto quel boschetto? Andiamo in quel boschetto. Effettivamente. E quindi niente, è stato quello. Poi tra l'altro avevamo il fuoco proprio di fronte al riparo, quindi l'idea era quella di farci arrivare un po' di calore. E soprattutto l'idea iniziale di dormire tutte e due nel riparo, no? Che lui si prendeva stuoia al riparo e io dormivo nel fango fuori. Che ha dormito comunque bene, più di lui, però. Hai dormito fuori a catena. Esatto. Rewild Survival. Ma questo mi pare di averlo sentito, sto tipo. Questa no. No, tutte le dobbiamo dire. Va bene, vai. Ok. Posso mettere Dario nudo sul mio profilo OnlyFans? Ah, pensavo peggio. È che non so leggere, pensavo chissà cosa dicevo. A poter farlo, puoi farlo, certo. Fallo. Guadagni una lira. Ancora ci chiede: la notte dentro lo shelter, giocate mai a chi ha il coltello più grosso? Tu per coltello intendi... Coltello. Un mio amico che fa lo sniper in marina dice che nell'IFAC ci tiene la stufa a legna, la consigli. Simon Frax, freddo? Abbastanza. Normale, però... Lui abbastanza. Io abbastanza. Perché è vecchio. Esatto. Gli sono venuti... I capelli non sono bianchi, sono tutti pieni di brina. C'è la brina. Sono congelati, io stavo bene. Luis Matador, faresti un'avventura anche con altri youtubers? A me piace Wilderness Co.
Falling. Allora, io... Sfida lanciata. Sfida lanciata, ok. Allora, io Giuseppe lo conosco, è un bravissimo ragazzo, ha un canale fortissimo, quindi lui le fa di solito queste sfide, molto interessante come cosa. Francesco J.S. Amendola, perché così poco cibo? Cibo? Cibo. Quale cibo? No, a parte la barretta... Beh, abbiamo avuto le bacche, quelle della rosa canina, che si chiamano... Sì, bacche. No, 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 c'hanno un nome. Vabbè, comunque sì. Vabbè, sì. Era una sfida. Era una sfida. Ma scusa, Stefano, sto parlando io. E con... quindi. L'avevamo pensata come una sfida con tutto ciò che avevamo nel cinturone. E quindi una barretta, quella avevamo. Ha pagato lui, eh. Infatti, Simone ha iniziato a allargare le pouch del cinturone dopo quella sfida. Adesso c'ha, prende un galleggiante, una ciambella. Ci metti le teglie di parmigiana della nonna. È vero, è diventato uno zaino. Il discorso del cibo è questo, è che il cinturone è una garanzia, diciamo tra virgolette. Certo, non tutto il materiale, parte del materiale, secondo la mia modesta opinione, può essere impiegato anche durante l'uscita, no? Comunque sia l'esperienza. Quindi materiale che io ho lì dentro posso impiegarlo, non è solamente un backup di tutto. L'unica cosa che veramente, almeno così mi è stato insegnato, che bisogna forse limitarsi nell'uso, se non addirittura non toccarla, è l'acqua. Quella è una risorsa che veramente è vitale e non facilmente reperibile. Una volta magari trovata, bisogna investire veramente molto tempo, risorse, energie e spendersi per renderla potabile. Quindi quella forse no, ma il resto penso che grosso modo possa essere impiegato. Il punto è proprio questo: dal momento che il cibo è un qualcosa di, tra virgolette, molto, un bisogno molto più a lungo termine, no? Proprio per la regola del 3, una barretta è più che sufficiente, soprattutto perché credo che almeno nel breve lasso di tempo il cibo sia più una questione di appagamento mentale, un qualcosa che ti aiuta a rimanere centrato perché comunque hai mangiato qualcosa. Poi ripeto, c'erano tutte quelle bacche di rosa canina che, come ha detto Dario stamattina mentre ne parlavamo, ne trovi anche una tonnellata, ma a tempo che ne hai pulita una, le altre sono marcite. Fernando, ciao Fernando, lo sentivi battere i denti sotto la metallina? Sì, poverino, c'aveva freddo. Ma in realtà penso che credo di sì, penso che ce l'abbia con me. Beh, effettivamente ho avuto un po' freschino durante la notte, eh. Matte 96, di che marca era la cintura di prima linea? Di prima linea, proprio una marca. Allora dai, allora, il mio è Frog Pro e fanno un solo cinturone. No, con no, vari no. Accessori. No, ah no, no, ne fanno di più, è ne vero? Ne fanno qualche tipo, però il tuo è il top. Il mio è sì, il top è quello con la fibbia cobra e anche l'anello per, tra virgolette, le calate o comunque per fare sicurezza. Perché... Sì, perché quelli sono comunque sia degli strumenti, dei dispositivi professionali per gente che fa dei lavori piuttosto professionali. Diciamo che ti senti molto più sicuro se hai uno di quelli. Quindi il suo è il Frog Pro, ha detto, no? Bah, parlo sì, io adesso. Vai, zitta. E parla però. Allora, il mio invece... And my socks. Il mio invece è il SOD. Ho fatto il video che metterò qua sotto e credo che... O qui sopra o qua. O qua come prima. Tanto credo che se ancora segui il canale, bene o male prima di questo video, avrei visto gli altri due sul cinturone, quindi... Cioè, penso di aver risposto alla tua domanda. Però niente, io il SOD mi ci trovo molto bene. Anche quello è estremamente professionale. Sono poi tutte e due artigianali made in Italy, soprattutto, cosa importante. Sono artigianali made in Italy, fatti, come dicevo anche nell'altro video, da professionisti per professionisti. Come noi. Come noi. Servono dei professionisti per questo tipo di cose, avventure, missioni. Due compagni. Voi sarete il duetto dell'anello. Chris Sanna, come avete affrontato la notte, considerate le temperature? Io dormendo. Io nel riparo. Allora, io fino a che c'è stato il fuoco acceso, che abbiamo comunque sia poi allargato, diciamo, di una metrata, ho dormito veramente bene. Ma veramente, ci ho preso proprio bene sonno, me la godevo, stavo proprio bene. Poi se dormivi, certo punto, come fai a saperlo che dormivi perché bene? Perché stavo bene. Okay. Cioè, proprio, hai visto quando ti addormenti che senti quel calore? Che te svegli coi segni dell'entrata. Suolo, dicevo, i segni delle braci qua. No, vabbè, ho dormito bene all'inizio, poi mi ricordo, maledetto, che tu mai svegliato per qualcosa. Io t'ho svegliato? Sì, e non ho più preso sonno e ho cominciato ad aver freddo da quel momento. Ah no, quello è quando abbiamo fatto l'altro video, c'hai ragione. Quale? Brunilde. Che t'ho svegliato? Non lo so, stavamo lì, a un certo punto mi hai dato una botta, mi sono svegliato, stavo dormendo al caldo. O da quel momento ho cominciato a sentire freddo. Beh, lì ha fatto tanto freddo però, eh. Ma se fa tanto freddo, tanto comunque siamo andati a dormire tardi, ha fatto tanto freddo, io ho cominciato a sentire freddo da quando mai svegliato, che mi hai urtato e... Perché io sono il signore del freddo. E ti tocco, ti ho congelato. Io ti tocco.
Harry Potter. Come avete affrontato la notte? Quindi ecco, col fuoco davanti e il riparo dietro. La metallina, c'è chi in altri commenti, mi pare, comunque sia, ha giustamente espresso il concetto di metterla sul tetto del riparo per riflettere il calore, questo è vero, però la cosa era in previsione che il fuoco si sarebbe spento. Poi ce ne avevamo una io e una tu, e se l'avessimo usate tutte e due, trasportarle poi sarebbe stato difficoltoso, e qualora ci fosse servita poi il giorno dopo nel tragitto non ce l'avevamo. Che vale sempre la regola, se stiamo due giorni nel bosco, per emergenza ne programmiamo tre, sia con cibo e provviste e acqua, così qualsiasi cosa succeda comunque abbiamo il necessario per affrontare un altro giorno. Oddio, l'acqua lì c'era in abbondanza, come avete visto, però comunque ci hanno anche rimproverato che eravamo troppo vicini al fiume, quei 50-60 metri erano troppo pochi. Allora, erano sì 50 o non di più, sì. Poi eravamo leggermente sopraelevati, cioè c'era la stessa distanza dal fiume su tutte e due le anse, su tutte e due le sponde. Sì, è vero che mai pernottare sul fiume, sul greto secco di un fiume, di un ruscello, di quello che vi pare, perché potrebbe travolgervi una piena. Mi verrebbe da dire... Sì, se stai in Amazzonia Esatto, quelli erano giorni che non pioveva, era tutto sereno. Ma allora, può essere anche che piove a 100 km sopra e l'acqua sta viaggiando, e poi quando t'arriva. Però è anche vera una cosa, cioè se stai in un posto dove scoppiano delle piogge torrenziali all'improvviso, e se stai all'interno praticamente di un fosso, ma quello era praticamente... Saremmo stati circa 1,5 metri sopra il fiume e a 50 metri. Sì, è quello, cioè è un volume d'acqua che praticamente neanche, cioè il Po in piena. Tia Carmina o Carmina, spero, Carmina. Penso di non pronunciarlo bene, spero. Modello di cinturone e portaborraccia, grazie. Allora, i cinturoni abbiamo detto, portaborraccia. No, io ho il portaborraccia dell'esercito italiano, quello dove c'era la borraccia, quella d'alluminio, ci ho messo quella d'acciaio. Però adesso c'hai anche tu la bomboless, che qualcuno te l'ha regalata. Sì, però ancora devo comprare un portaborraccia adeguato e sto valutando. Ho visto allora, uno... ho risolto col portaborraccia della Tasmanian Tiger. Non mi prendo il merito, è stata una trovata, boh, non lo so. Lo ha comprato Milo, un mio amico, un nostro amico. Un mio amico, non solo mio, te ne conosce. Ok. No, è Milo amico, no, non tuo amico. Ok, allora l'ha comprata Milo, che è un mio amico, Milo Canino, ha una pagina Instagram, andate a seguirlo, e lui ce l'aveva, perché ha la stessa borraccia che abbiamo portato in Kenya, è venuto a fare lo snake insieme, siamo andati insieme a fare lo snake, che lui aveva lì giù il problema del portaborraccia, della pouch per quella, ha risolto con la Tasmanian, l'ho comprata e devo dire che effettivamente, come avete visto, c'entra la borraccia completa, che è dotata di due pentolini, e dentro c'entrano anche una o due barrette della Combar, per esempio, con il tè. I know a so survival, ci dice da Pisa. Perché non vi siete portati Brunilde, che è top, ma rebba impestata? Che io... Perché ancora non era uscita, non l'avevamo fatta vedere a gennaio, Brunilde. E tu non dovresti sapere di Brunilde, come hai fatto? Esatto, come mai? Aspetta che sto cercando, come la cartina, no? Stefano Di Natale. Allora, Stefano è un amico, Quanto vi siete divertiti? Tanto. Non mi ricordo. Io tanto. No, sì, ci siamo divertiti. Io proprio tanto, soprattutto quando abbiamo dovuto fare nel viaggio di ritorno, quanto avremmo fatto in totale? 20 km? Allora, 20 abbiamo camminato, 20 km di macchia mediterranea, con dirupi, sali, scendi, evita le pecore coi cani da pastore, evita le riserve di caccia, evita terreni privati, ci abbiamo messo, erano quasi 8 ore continue senza sosta di camminata. La mattina dopo? Mattina dopo, dove tu, Simone, a un certo punto ha perso l'uso della parola, parlava con gli sguardi, io qualsiasi cosa succedeva non parlava più. No, sì. È successo, allora spieghiamola questa cosa, c'era tipo, no, ok, il terreno aperto, recintato, però, cioè, insomma, ragazzi, le reti dei letti, cioè, per capirci, sì, no? Esatto. Poi io dico, dai, passiamo qua, dobbiamo arrivare là, dai, passiamo qua, dai, giusto? No, no, qua. No, però ci siamo passati. Poi ti ho detto, la gente spara. Una volta sola e mi hai fatto camminare acquattato verso il bordo delle fratte, come se stessimo in Normandia il giorno del D-Day. Cioè, no, perché qui spara un po', capito? Ho capito, ma cioè, sto camminando sul terreno, che succede? Poi, oh, mica mi c'è scritto proprietà privata. Va bene, ok, tutto qua. Ma c'è una rete del letto, lo dovresti capire che è casa di qualcuno. Morale, siamo passati lungo una recinzione che sarà stata lunga, penso, quelli ci saremmo fatti 3 chilometri. Abbiamo camminato 3 chilometri, dici, quella sulla riserva di caccia. Abbiamo camminato quasi un'ora, Beh, morale, c'era sta recinzione che avevano, per piantarla hanno lasciato veramente niente, e dall'altra parte il dirupo. Siamo entrati, vabbè, morale invece mi ha fatto, no, passiamo dall'altra parte. Faccio, ma dall'altra parte non si può ma passare. Lì era la riserva di caccia, stavano dentro parte... sparando. Ti ricordi che stavano a sparare? La mattina. Quello sì, ma ci ha fatto passare all'esterno e praticamente ci sono stati dei punti dove ce lo siamo inventato il posto dove mette i piedi. Ovvio.
Quindi è stata una cosa tremenda. Cioè, io non mi guardavo gli sguardi. Grazie al cazzo! No, non abbiamo camminato all'interno, cioè, o fratte. Cioè, guarda, c'è il sentiero lì. No, passiamo per le fratte. Va bene. Flavio Pastrelli, non potevate portare gli scarponi per gli scogli o le pinne per gli scogli per guardare? Così è scritto, raga. Ah, forse dice che se perché ci siamo tolti gli scarponi, perché anche qualcun altro ci ha rimproverato che togliendoci gli scarponi abbiamo messo a rischio le dita dei piedi che potevano urtare contro sassi e fratturarsi. Forse intende le scarpe per gli scogli. No, ci sono proprio le pinne per gli scogli. Le tuffi sugli scogli, ok. Allora, vabbè, no, ci siamo tolti le scarpe perché altrimenti faceva molto freddo, stava facendo buio. Operato il fiume avremmo dovuto costruire il riparo, accendere il fuoco con le scarpe bagnate, ma bagnate non con acqua calda, bagnate con acqua di torrente fredda, era gennaio, quindi i piedi sarebbero andati in ipotermia, ci saremmo raffreddati tutti e quindi pensato che poi la scelta credo migliore. Non è perché noi siamo dei supereroi che facciamo sempre cose giuste, però sì. L'esperienza ci dice che la pelle umana si asciuga in meno tempo rispetto ai vestiti di cotone, microfibra o gli scarponi. Beh, c'è anche... Allora, mettiamola in questo modo. Ne va della tua vita, attraversi ovviamente nel più breve tempo possibile e scappi. Io vi auguro di non trovarvi mai in una caccia all'uomo dove siete voi. Vi auguro di non trovarvi mai in fuga. Ma da cosa? Va bene. Quindi, ecco, niente. Uno lo fa e va di corsa. Poi scegli anche magari, se hai tempo come ce l'avevamo noi. Non è che abbiamo detto, ma sì, passiamo qua. No, abbiamo camminato lungo il fiume, abbiamo scelto il posto migliore per guardare, quello più basso con la corrente. Quello più caldo soprattutto. Quello più caldo, dove l'acqua era più calda lì. Dario, Dario ci ha anche alitato sopra. Prima di... E poi l'alito l'ho mandato in tutto il fiume così. E quindi siamo passati là, togliendoci le scarpe, aiutandoci con un bastone, attraversando. Ci si può far male? Sì, ci si può far male in tanti modi. Sicuramente quello è un modo per aumentare il rischio. Però è anche vera una cosa, in certi momenti deve soppesare i pro e i contro. A me è capitato d'estate, ovviamente, ero giù in Calabria a fare un campo mobile di 10 giorni circa. Quelle parti speciali con della parrocchia. Parti speciali della parrocchia, esatto, era proprio per le parti speciali della parrocchia. E siamo passati su un fiume a un certo punto che faceva delle continue anse. E quando ovviamente l'ansa... Anse Gretel. Ansel. Vai, vai. Ah, che te ridi, non perde tempo, vai, parla. Piano pochi, maker. Allora, quando prende l'ansa del fiume... curvava e si schiacciava, quindi schiacciava la riva contro il fianco della montagna, bisognava passare dall'altra parte. L'acqua era anche abbastanza profonda in alcuni punti, arrivava a un metro e mezzo, a volte due, e quindi quando si passava da un mega masso all'altro, eravamo 14, stavamo andando ad uccidere un drago. E chi prima, chi dopo, siamo finiti tutti quanti a mollo, con l'acqua fino a qua, e quindi con gli scarponi così. Era estate e poi non ci siamo potuti fermare per accendere un fuoco e asciugare gli scarponi. Anzi, gli scarponi che si asciugano davanti al fuoco è un po'... Ci mettono quanto? 8-9 ore? Una giornata intera? Secondo me non ci mettono, nel senso che tu se metti gli scarponi ad asciugarsi davanti a un fuoco... Dovete stare attenti anche che c'è, se li mettete troppo vicini c'è il rischio che gli scollate. Per quanto sia fatto bene, cioè il calore è micidiale, quindi squagliate qualche parte in gomma, la carbonizzate, la vulcanizzate. La vulcanizzazione è quando si brucia? Vabbè, comunque... Non credo. Sì, non lo so, va bene. Vulcanizzare però rende l'idea, okay. Capito, del calore. Parlare della favola? Non credo. Ci sono dei metodi tipo scaldare dei sassi, non troppo, e magari metterli dentro senza... Cioè, sassi che non sono roventi ovviamente, che riuscite a toccare con le mani, ma sono effettivamente caldi, ma richiede tempo, richiede tanto tempo. E come diceva Dario, nel frattempo stai coi piedi all'aria, coi piedi all'aria magari c'è solo quel paio di calzini e non è sicuramente divertente. È una scelta, te la rischi? Te la rischi, cioè comunque sia, credo che in quel caso è stato il male minore. Canadian Bullshit, raga, che no, cioè poi sappiamo, l'orso lunghi coltelli, Canadian Bullshit. Il cinturone deve poter galleggiare così ci facevate il guado. Ah, okay. Tipo ti tiri la levetta e... Cioè, raga, cinturone che galleggia, cioè io so di manici di coltelli che galleggiano, ma... Cioè, esatto, coltelli fatti per climi tropicali, okay. E se la borraccia è vuota galleggia, ma fortunatamente non era vuota. Dato che un corpo riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al volume dell'acqua che sposta, del liquido che sposta, se non ricordo male, dovrebbe essere questo il principio d'Archimede. Mo chissà quanta, che pozzo di ignoranza che sto tirando fuori in questo momento. Quindi boh, un cinturone che è sostanzialmente, passatemi il termine, nylon, stoffa o quello che roba è, con dentro del materiale, ma quello va giù come un pezzo di piombo. Cioè, voglio dire, figuratevi, cioè che cosa devo portare
io per poter galleggiare grazie al cinturone. Dovremmo inventare, dovremmo brevettare il cinturone come quei gilet da neve, no? Quel cosa che sì, quello dicevo, valanghe, e ti tiri la leventa e diventi, si gonfia. Diventi tipo pupazzo. Diventi una palla di neve che rotoli insieme. Amaro Pisano ci scrive, come son grulli i nomi dei vostri coltelli, suppongo, Amaro Pisano. Maremma impestata. Ma questo accento non ti sembra familiare, non ti ricorda? Mi sa che è lui, è sempre lui che ci persegue. È Amaro Pisano. Amaro Pisano, voglio dire. Amaro Pisano, io ti troverò. Bene ragazzi, quindi le domande sono finite. In realtà ce n'erano delle altre, però avendole io raccolte l'anno scorso e vivendo praticamente in un turbinio di cose, ma no, chissà dove è finito quel foglio. Adesso parliamo della cosa veramente più succulente e divertente. Vai, attacca! L'hai portato? Che? Pa. Lo facciamo vedere così. Lo facciamo vedere così perché in questo momento è ancora solo un progetto. Si vedono solo delle linee confuse. No, si vede. Qui manca un pezzo di manico perché non entrava nel foglio. Ve lo faccio vedere, il manico è dell'Arctotus. Quello piccolo non è dimensione reale, ma si vede tutto il coltello. Dario col computer purtroppo ci passa troppo tempo a giocare ai videogiochi di ruolo dove si veste di pelle i tacchi. Quindi niente, non è riuscito a stampare un singolo Arctotus. No, non è questo, è che io ho detto ne stampo un pezzo perché non entra nel foglio. Simone porta l'altro Arctotus, ma l'Arctotus 6 pollici non c'è perché se l'è scordato a casa. Voi dovete immaginare che le telefonate con Dario sono: sì, dai, no, poi famo questo, no, non famo così, famo quest'altro, no, perché così è. E tu sei semplicemente altamente confuso. Tu attacchi il telefono che doveva essere una telefonata chiarificatrice di tutti i messaggi e invece sei più confuso di prima. Allora, raccontaci di questo. Io? Sì, inizia tu. Allora, vai. Allora. Bravo! È molto semplice. Come avete visto anche poi nel video del cinturone, perché si tratta sempre di quello, l'abbiamo presentato in quel video là, l'Arctotus, che è un... Come l'abbiamo presentato? Tu l'hai fatto vedere? Sì, tu me l'hai chiesto. Facci vedere che coltello c'hai, che non ne frega niente alla gente. E prima non l'hai mai fatto vedere? No. Sei proprio pessimo. Me l'hai dato quei giorni là? No, non è vero. No, era l'anno prima te l'ho dato. Sempre di gennaio. No, era marzo a Trebana. Marzo 2021, no, 2022. È vero, ecco. Ci ho provato. Vabbè, niente, in sostanza... Il Nord non dimentica. Come dicevamo in quel video, abbiamo sentito a un certo punto la necessità di ingrandire l'Arctotus, perché è un coltello che, a mio parere, è estremamente fruibile. Diciamo che io mi ci trovo molto bene. È qualcosa che, diciamo, appunto, è come dicono nel video di presentazione dell'Arctotus anni fa. È un coltello, comunque sia, per l'avventuriero, perché trae ispirazione proprio dal Nesmuk, anche se ci assomiglia ormai un po' poco, forse, però... Beh, facciamo vedere anche il 5 pollici, che è il primo fatto, che rimarrà in catalogo questo. Un po' cambierà qualcosina anche su questo, poi dopo... Non ho portato neanche questo. Ma non ci frega niente, ci abbiamo la stampa. Totus viene prodotto in due versioni, no? C'è la 5 pollici e la 6 pollici. Il 5 pollici rimarrà esattamente così. La però 5 pollici, la 5 6 pollici, da 6 pollici. Il 5 pollici, quali saranno le novità? Che non avrà la trifellatura così esposta come prima, quindi il profilo non sarà più sabre, ma sarà... Ma full flat. Full flat, sì. In modo tale che si può spendere molto bene nella penetrazione, quindi... È molto, diciamo, si sfrutta tutto il materiale per creare un angolo di taglio nella molatura più fino possibile, perché se io facessi finire la molatura prima, più distante dal dorso verrebbe più aperto. Più lo allontano, più lo avvicino al dorso e più si chiude l'angolo, quindi viene un angolo molto più acuto. Io mi immagino quando sarai a capo del tuo grande impero del linaio e nel consiglio d'amministrazione fai no perché lo famo così. Sì, in sostanza è un coltello molto più votato al taglio quello, quindi diciamo che con lo spessore che avrà, che saranno entrambi di 6,5, quindi anche quello, con quello spessore diciamo che penetra bene ma allo stesso tempo è robusto. Oh, casco, ammazzo! La versione invece 6 pollici verrà, non dico questa stravolta, ma... è la vera novità. Questa è la vera novità, ragazzi. Lo facciamo rivedere. La vera verità. La nuova novità. Adesso l'Arctotus da 6 pollici sarà il compimento di un progetto che avevamo in testa, sì. Ossia creare un coltello che potesse accompagnare l'uomo sopravvissuto all'apocalisse. Tant'è che il coltello si chiamerà... Cazzo, ma non è studiato. Sarà l'Arctotus Apocalypse. Perché non avevo capito se lo volevi chiamare Arcpocalypse. Però è troppo macchinoso, quindi Arctotus o Apocatus. Sembra uscito dal film di Asterix. Esatto. No, Arctotus Apocalypse. Sarà l'Arctotus Apocalypse. Poi se troviamo un nome migliore verrà sicuramente. Mi è venuta un'idea. Facciamo un gioco. Diteci qualche nome che secondo voi potrebbe avere. Ve lo faccio rivedere. Regà, nomi seri. Seri, niente nomi di romani o spartani, sì, soprattutto. Esatto. Aspetta, nomi seri nel senso, se ci volete buttare qualche cosa a cazzeggio va pure bene. Fa sempre ride. Però, cioè,
Chiamalo Ala di Fuoco. No, regà, no, non succederà mai una cosa di genere. Allora, succederà mai. Un nome per lui, che però, in confronto alla mano, sarà lui quello originale. Ok. Quindi l'Arctotus Apocalypse. Che cosa avrà di diverso rispetto alla normale versione da 6 pollici? Che sarà con il falso controfilo. Sì. Non è una cosa che io apprezzo, diciamo, molto, perché non lo vedo particolarmente utile per un coltello che deve andare a svolgere dei lavori da campo, perché io ci meno sopra col mazzuolo e via dicendo, e puntualmente mi fracassa il mazzuolo. Però è anche vera una cosa, questo è il coltello dell'Apocalisse, deve avere anche un potere penetrante diverso. Poi non ha un controfilo con un angolo come la molatura, ma ha un'inclinazione di 45 gradi per lato, quindi ha, cioè il filo centrale del controfilo ha un angolo di 90 gradi. È come se si picchia sul lato di un coltello che ha il dorso con l'angolo vivo per l'acciarino, praticamente. In sostanza acquisirà questo look tactical molto molto più figo, però al contempo manterrà sia la robustezza ma sia anche delle maggiori doti di penetrazione. E in più ci sarà una cosa che sull'Arctotus sembra che sta diventando indispensabile. La guardia non è indispensabile su tutti, infatti il piccolo rimane senza. Il grande, l'Apocalypse, ce l'ha, ma perché c'è un'altra differenza con il vecchio che ti sei dimenticato, come hai dimenticato l'Arctotus a casa. La lama non è più di 15 cm ma di 17. Questo perché volevamo fare una serie di coltelli, quindi Arctotus classico, quello da 5, il Kodiak, e poi c'era un anello mancante che era stato, diciamo, anello mancante di cui si sentiva il bisogno. Sì, di cui si sentiva il bisogno, quindi abbiamo fatto l'Arctotus da 6 pollici, ma quel 6 pollici era troppo vicino al 5 pollici e troppo distante dal Kodiak come compiti, perché c'è il Kodiak che è principalmente un chopper, un grande camp knife, il 5 che è un coltello coltello, diciamo, molto più orientato sul bushcraft, l'intaglio, i tagli di precisione, la preparazione, sì, del cibo. È un coltello che è affiancato sicuramente a uno strumento più grande, non vi fa sentire la mancanza di altro. Però come appunto volevamo sviluppare il video sull'unico coltello a disposizione, correva a creare un coltello che non ti facesse sentire troppo la mancanza di altri strumenti. Quindi un coltello veramente polivalente in qualsiasi condizione, anche nell'Apocalisse. Esatto. Quindi eccola là che questo coltello ha bisogno sì di un controfilo, rimarrà una parte di dorso demandata. Questo è il controfilo. Bellissimo che io qui, c'è un foglio. Esatto, qui ci sarà tutta la parte raggiata con il manico, questa è la parte a 90 gradi che rimarrà per l'acciarino. Quindi esatto, ci sarà la parte dedicata all'utilizzo dell'acciarino, perché secondo me, ripeto, è imprescindibile, o per raschiare qualsiasi altra cosa. E la guardia, perché la guardia sicuramente è un qualcosa che a un certo punto, se uno prevede di avere un coltello veramente polivalente e veramente anche per l'Apocalisse è qualcosa che ci deve stare, né più né meno. Ripeto, questo è un coltello che, come diceva anche Dario, comincia ad avere una dimensione ragguardevole, quindi è normale che devo avere un controllo maggiore, ma questo controllo maggiore su una lama così grande potrebbe essere più difficoltoso, e quindi c'è bisogno di un dispositivo di default, un dispositivo, esatto, di sicurezza che mi aiuti maggiormente al controllo del controllare il coltello. E quindi la guardia su questo secondo me ci sta. Detto questo, io non vedo l'ora di poterlo mostrare, perché spero che mi arrivi al più presto. Sì, stavolta vedemo. Ok. E, è ordinabile il coltello? È ordinabile, infatti stavo dicendo, ci siamo presi una pausa qualche mese, non è stato disponibile ordinare l'Arctotus proprio per sistemare questo design, perché già se ne parlava da tempo, e adesso è ordinabile. Bella raga. Adesso invece diverso proprio. Va bene, devi dire altro? Altro, ok, adesso sto. Adesso l'hai detto? Sì. Ok. Io non lo so com'era prima dell'incidente, però adesso... Beh, prima dell'incidente sicuramente non riuscivo a sparare ragnatele. Adesso sì. Manca adesso, mi sembra. Lo so, ma Batman non lo fa. Volevo essere sicuro di essere Batman. Ora che non sparo le ragnatele, sono proprio sicuro. Regà, abbiamo una cosa in comune. Abbiamo una cosa in comune. Non i soldi. La devi andare a ritirare. No. Mi prendo appuntamento al comune. La cosa in comune non sono i soldi, è che entrambi non spariamo ragnatele. Ragazzi, sta degenerando, la chiudo qua, perché voi state a casa, sto video penso che durerà i canonici 30-40 minuti forse, ma nemmeno, è da stamattina che lo sopporto. Tu mi sei venuto a chiamare, io volevo dormire, neanche ci volevo venire qui. Va bene ragazzi, per adesso è tutto, ci si vede al più presto.
Io mi ricordo che c'ho ancora il termite da recensire, ormai è un po' che me lo porto dietro. Ormai pure quello ha fatto la muffa. Ormai c'è un altro progetto anche del termite. Esatto. Si cambia pure quello. Ci si vede presto, mi raccomando, seguiteci, seguite Dario sui suoi social, soprattutto seguite me. E vi teniamo aggiornati, vi terremo aggiornati con altre novità se ci saranno o comunque... Spero di sì. Spero di sì. Per coloro che fossero interessati potete già contattare e stressare Dario per la... Simone Modus. Metterà il link qui, qui, qui o qui. No, qui c'è Simone, e qui davanti, il link dei miei social. Grazie per essere stati con noi, ci si vede alla prossima. Ciao. Puoi parlare? No, stavo per sparare a strozzare.